Sindaco, intanto partiamo dalla buona notizia per quanto riguarda l'Ipersimbio e possiamo dire insomma questa cassa integrazione ci sarà. Sì, siamo riusciti a cogliere questa opportunità prevista dal decreto Genova, c'è cioè questa cassa integrazione, sottoscritto ieri l'accordo, un risultato importante che è stato raggiunto grazie al lavoro corale da parte di tutti, una sinergia dove insomma, in primo luogo però mi sento di ringraziare il grande senso di responsabilità e la dignità dei lavoratori, dignità che hanno avuto fin dal primo giorno dell'inizio di questa vertenza, in un momento difficilissimo per la loro vita. Ovviamente questo si tratta di un primo passo non definitivo, ma comunque decisivo per poter arrivare al risultato di consentire e garantire insomma, la prosecuzione di un'attività lavorativa il più possibile serena ai 53 lavoratori attraverso soprattutto l'utilizzo della licenza commerciale che noi abbiamo chiesto, ottenendolo, che ci venisse messa a disposizione dall'azienda. Quindi il lavoro adesso prosegue, non dobbiamo abbassare minimamente l'attenzione perché l'obiettivo è molto più complesso, molto più alto, ma insieme sono convinto che lo riusciremo a cogliere. E poi mi sento di ringraziare anche l'attività assolutamente delle forze sindacali, sia nazionali, territoriali e delle RSU, perché hanno veramente dato un contributo fondamentale con la loro professionalità, la loro tenacia al raggiungimento di questo obiettivo che era tutt'altro che scontato perché uno dei primi casi in Italia di applicazione di questo nuovo strumento e soprattutto in una situazione di limitatezza di risorse dove la rapidità della tempistica è stata decisiva. Per quanto riguarda invece la questione dei cimiteri, è già un po' emerso nella question time quanto poi è arrivato ieri in una nota, ovvero il 3-4 novembre ci sarà la possibilità insomma, di accedere nelle aree inagibili, ovviamente accompagnati, però insomma c'è la questione della prenotazione. Un risultato che per noi era importantissimo, già dall'opposizione avevo chiesto questo alla precedente amministrazione perché ritengo che sia un atto dovuto, uno sforzo enorme, perché devo dire che non sarà semplice, non è semplice, ma abbiamo programmato tutto l'intervento, tutta l'iniziativa volta a consentire ai nostri tanti cittadini che quotidianamente lo chiedono di poter finalmente quantomeno avere una vicinanza nei confronti dei loro cari defunti che da troppo tempo non riescono appunto ad avvicinare ed è un segnale secondo noi importante in un momento di difficoltà, la prenotazione è chiesta semplicemente per motivi di carattere organizzativo proprio perché abbiamo l'obiettivo di svolgere queste 2 giornate di assistenza all'accesso nel modo più ordinato possibile, ovviamente nel nome della sicurezza. Io mi sento di ringraziare tutti coloro che si stanno impegnando per raggiungere questo obiettivo, gli uffici comunali, la Teramambiente che gestisce il cimitero, soprattutto i vigili del fuoco che comunque hanno messo a disposizione il loro supporto fondamentale. Ripeto, è una prima risposta per rispondere alle tante esigenze, al dolore di queste famiglie, posto che l'obiettivo vero comunque è arrivare nei tempi più brevi possibili ad una ricostruzione e quindi una riapertura, diciamo così, ordinaria di quei padiglioni. E a proposito di ricostruzione, è stato anche a Lanci per parlare di questo, che novità ci sono? Ma abbiamo portato la voce forte non solo del nostro cratere sismico, della nostra città in particolare, ricordando che in questo momento lo stato di emergenza non siamo assolutamente usciti da una situazione di emergenza, quindi abbiamo chiesto una serie di garanzie e di interventi da portare all'interno del dibattito parlamentare, della conversione del decreto emergenze, cioè consentire appunto una prosecuzione dello stato di emergenza, garantire la prosecuzione e il potenziamento del personale al servizio dei comuni e più in generale una maggiore attenzione su una situazione legata al nostro terremoto che rischia di passare in secondo piano, fermo restando che ci sono dei problemi enormi che dobbiamo risolvere, primo fra tutti le carenze di personale, di procedurali e di attività da parte dell'Ufficio Speciale Ricostruzione che sono assolutamente intollerabili. Ecco, ma lì ci possono essere insomma dei buoni sviluppi, insomma, anche a stretto giro. Beh, assolutamente.
più volte sentiamo dire ci stiamo organizzando per il potenziamento del personale, noi qualche proposta e indicazione l'abbiamo data, l'utilizzo del personale di Abruzzo Engineering che è di livello regionale, quindi per quanto riguarda l'ATER potrebbe essere sicuramente utilizzato, per l'USR la cosa grave è che dopo 2 anni ci troviamo ancora in una situazione in cui abbiamo metà del personale in organico in servizio. Diciamo non è la risposta migliore che si può dare all'esigenza del nostro terremoto. Chi deve decidere, lo abbiamo detto anche all'interno del tavolo istituzionale, lo faccia subito perché siamo già in un ritardo grave e inaccettabile che noi come città di Teramo di certo non siamo più disponibili a tollerare.